Ciao amici di Pizza Pane e Fantasia, sapete benissimo che il processo di impastamento è una fase importantissima e determinerà e caratterizzerà l'aspetto finale del prodotto che ci siamo prefissati di creare. In questo nuovo video non vi mostrerò come fare, ma bensì come non fare. Lavorare un composto con un'impastatrice a spirale può essere semplice se si adoperano le giuste accortezze, altrimenti può risultare dannoso e anche sconcertante. Ottenere un impasto perfetto è il desiderio di un po' tutti, ma la perfezione solitamente non ammette errori. E qual è l'errore principale durante la lavorazione di un impasto? L'immissione dell'acqua. Quando inizierete a concentrare la vostra attenzione unicamente sull'impasto, mettendo da parte tempi e velocità, avrete fatto il primo passo fondamentale per ottenere un ottimo metodo di lavoro. Ipotizziamo di voler fare un impasto al 75% di idratazione. Ok, quindi se io vi dicessi inserite tutta la farina nella ciotola, sbriciolate il lievito, lasciate mescolare per qualche secondo, dopodiché a velocità 2 dovete far girare l'impastatrice per 3 minuti. Dopo 3 minuti aumentate a 3 la velocità e inserite il sale. Dopo il sale iniziate a versare l'acqua a filo con velocità 6, per poi gli ultimi 2 minuti chiudere l'impasto a velocità 8. Ecco, questo è quanto di più sbagliato si possa fare, credetemi. Ogni farina reagisce a modo proprio, così come anche due impastatrici apparentemente identiche. Basterebbe anche un solo millimetro di distanza diversa tra la barra francipasta e la spirale, oppure tra la spirale e la vasca, perché incide in modo differente nel processo lavorativo. Quindi la cosa fondamentale è, e la ripeto, imparare ad osservare il nostro impasto. Sarà lui ad indicarci cosa fare e vedrete che così facendo non sbaglierete davvero più. In questo video vi mostrerò principalmente errori dovuti all'immissione dell'acqua in fasi poco opportune. Non vi nascondo che ho avuto qualche difficoltà nello sbagliare di proposito. Inconsciamente avevo sempre la tendenza di provare ad arrivare ad un buon risultato cercando di recuperarlo. Inconsciamente avevo sempre la tendenza di provare a recuperare l'impasto cercando di arrivare ad un buon risultato anziché sbagliare volutamente. Ora non ci resta che spostarci sul piano di lavoro ed impastare in modo sbagliato. Parto con una premessa. L'importanza dell'inserimento dell'acqua è fondamentale sin da subito, non solo a zucca formata. Soprattutto quando siete alle prime armi, anche la prima acqua vi consiglio di inserirla per un 50-60% del totale, così si permetterà alla farina di assorbirla senza eccessi e al glutine di iniziare a strutturarsi così che la rete glutinica che si formerà sarà in grado di trattenere senza problemi altra acqua, ovviamente sempre nei limiti fisici e reologici della farina che stiamo utilizzando. Come avrete notato, io ho inserito subito una quantità giusta di acqua, per poi, ipotizzando che la farina avesse bisogno di riceverne ancora, ne ho inserita altra, sbagliando. Come vi dicevo, la farina che sto usando ha una buona capacità di assorbimento, pertanto sbagliare volutamente è anche più difficile perché la farina stessa va a compensare gli errori. Se la prima acqua è fondamentale per far sì che con la forza meccanica si sviluppi il glutine, è altrettanto importante e fondamentale permettere alla maglia glutinica di strutturarsi durante i primi minuti di impastamento. Solo così sarà in grado di assorbire i liquidi con facilità e reggere allo stress che un'impastatrice normalmente trasmette. Per chi non lo sapesse, mediamente per un impasto diretto, la spirale può far incrementare la temperatura anche di 8-10 gradi, quindi noi dobbiamo essere bravi a tenerla sotto controllo. Ma come fa la farina a ovviare e limitare i nostri errori? Entrano in gioco quegli agenti aggiunti che andranno a migliorare le caratteristiche reologiche della farina, ovvero forza, resistenza ed estensibilità. Tra questi agenti abbiamo il glutine essiccato, gli ossidanti e la vitamina C. Il glutine aumenta la quantità di proteine insolubili così da avere una maglia glutinica più forte, con maggiore potere assorbente e saper resistere durante le lunghe lievitazioni. Gli ossidanti migliorano la struttura del glutine, quindi maggior sviluppo in cottura con alveoli pronunciati, mentre la vitamina C aumenta la forza della farina riducendo l'attività delle proteasi, ovvero quegli enzimi che scompongono i legami peptidici delle proteine. Vi posso assicurare che lavorare con farine più pure è molto ma molto più difficile, ma per me molto ma molto più soddisfacente.
Indicativamente, dopo 3-4 minuti di impastamento, si dovrebbe lavorare un composto che abbia già una struttura più definita. Questo non succede, quindi provo a fare la cosa giusta e aumento ancora la velocità. In questo caso invece la spirale fa difficoltà ad asciugarlo perché la farina stessa non ha avuto il tempo materiale di bagnarsi gradualmente. La temperatura è perfettamente sotto controllo. Un accessorio che vi consiglio assolutamente, che non dovrebbe mancare, è proprio il termometro laser. Ci permetterà di tenere sotto controllo la temperatura in ogni fase. L'impasto inizia a staccarsi dal fondo, allora inserisco altra acqua. Questo sarebbe giusto se la farina avesse assorbito bene precedentemente la prima acqua. Non è così in questo caso. Notate come nonostante io ne abbia inserita davvero poca, l'impasto fa fatica ad avvicinarsi alla barra spezzapasta. Per recuperarlo, provo ad aumentare la velocità. Quindi, cosa sta succedendo? La forza meccanica stimola la formazione del glutine. L'impasto inizia ad acquisire tenacità, ma non ha la forza necessaria per strutturarsi, perché il glutine stesso è già stressato dall'eccessiva idratazione. Apparentemente abbiamo formato la zucca. A questo punto ci sono due strade, una giusta e una sbagliata. Quella giusta è fermarsi e fare un fermo macchina di 10 minuti per permettere alla chimica di continuare il nostro lavoro. Quella sbagliata è di inserire altra acqua. Notate come l'impasto abbia la tendenza a restare attaccato sul fondo della vasca. Questo è un segnale fondamentale. Qualcosa non va nel verso giusto. Quel qualcosa è proprio dovuto ad un inserimento eccessivo dell'acqua. L'impasto tende a rilasciarla anziché trattenerla. Ovviamente vi sto mostrando un processo sbagliato, quindi ho inserito altra acqua. Troppa acqua. In questa fase la farina che sto utilizzando ha ovviato agli errori che ho volutamente commesso e sembrerebbe acquisire forza e struttura. Infatti la zucca si sta formando. Quindi a questo punto faccio un altro errore abbastanza frequente, dovuto principalmente a fretta di chiudere l'impasto o a inesperienza. Ovvero aggiungo altra acqua senza che si fosse riformata ed asciugata per bene la zucca. Ed ecco che si materializza quello che renderà il nostro lavoro quasi irrecuperabile. L'impasto, che ha una consistenza ormai molto cedevole, inizia a salire su per il verme. Disastro. Avvicino la camera per mostrarvi meglio quello che sta succedendo. Abbiamo un composto senza struttura, dalla consistenza impalpabile, che sale sul verme e si attacca sul fondo. A questo punto non resta che verificare al tatto se le percezioni visive erano corrette. L'impasto, come vedete, si strappa facilmente, risulta decisamente appiccicoso, praticamente ci portiamo dietro quell'acqua che non abbiamo fatto assorbire nella fase iniziale. A questo punto, armiamoci di pazienza e trasferiamo l'impasto sul piano di lavoro per provare a chiuderlo. Un 70% di idratazione ben incordato vi lascerà la vasca perfettamente pulita. Ecco, qui esattamente il contrario. Ora proviamo a fare delle pieghe e vedere cosa succede. Anche un impasto ben incordato in fase di impastamento lo si può rovinare con un eccessivo numero di pieghe. Proprio un altro errore è quello di fare delle pieghe ad un impasto già stressato, subito dopo averlo lavorato in macchina.
Nonostante io mi sia bagnato le mani, come faccio abitualmente, l'impasto risulta più appiccicoso anche al banco stesso, ed ecco le prime lacerazioni della superficie. Se l'impasto è ben fatto e incordato in modo ottimale, queste abrasioni si presenteranno solo dopo un eccessivo numero di pieghe e pirlatura, ma in questo caso, essendo un impasto incordato male, tenderà immediatamente a strapparsi. Cosa succede ora? Più lo si tocca, più lo si lavora, più tende a rovinarsi e diventare sempre più appiccicoso. Con una maglia glutinica ben formata, strutturata e resistente, non serve neanche oliare o bagnare il piano di lavoro. In questo caso sarebbe stato cosa giusta invece, ma dovevo pur continuare a sbagliare, no? Con qualche riposo si potrebbe ovviare anche alle lacerazioni, come vedete, ma sarà comunque un impasto compromesso e che sicuramente non svilupperà a dovere sia in fase di lievitazione sia in cottura. Qualora vi si presentassero dei problemi durante la fase di impasto, come volutamente ho fatto in questo processo, vi consiglio di far riposare il composto prima di far le pieghe, anche una buona mezz'ora. Ovviamente non fatelo arrivare in queste condizioni, bisogna sviluppare un accorgimento tattile e soprattutto visivo che ci permetta di fermarci al momento giusto. Spero tanto che il video sia stato di vostro gradimento e soprattutto guardandolo dall'inizio alla fine potreste aver capito quelli che sono gli errori più abituali. A questo punto io ti chiedo un gratitissimo like e se ti va di iscrivervi al mio canale. Un abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!